Quello che interessava a loro era comunque che questa nuova razza mantenesse una sua integrità genetica, perché evidentemente era, cioè ci avevano costruito con degli obiettivi particolari e questi obiettivi particolari dovevano essere mantenuti e garantiti, quindi noi dovevamo essere in grado di recepire degli ordini, cioè di capirli con intelligenza e di poi eseguirli, no? Nel miglior modo possibile. Tant'è che fino a un certo punto a produrre la nuova razza erano solo loro. Cioè noi non eravamo messi nella condizione di poterci riprodurre autonomamente. Loro, nel loro pantheon, cioè quindi diciamo nelle loro sedi di comando, in effetti mantenevano il comando sposandosi in questo modo. Cioè un maschio, cioè il figlio del capo, sposava una sorellastra che era anche lei figlia del capo ma di madre diversa. Dopodiché spiegare perché lo facessero, ripeto, piacerebbe anche a me saperlo, perché però bisognerebbe appunto che, dico subito, che qualcuno appunto, come dire, sperimentasse se questa cosa ha un vantaggio dal punto di vista genetico e evoluzionistico, no? Certo è che quando poi la Bibbia ci racconta appunto che i figli di questi qui, i maschi, hanno cominciato a vedere che le figlie nostre potevano andare bene, beh, questa cosa ha veramente fatto incavolare i capi in un modo inverosimile, perché questa è una cosa che non doveva assolutamente avvenire, cioè la commistione tra razze non doveva avvenire. Di lì poi viene fuori la storia appunto del diluvio universale. Leggendo le epiche sumere, tra l'altro, in realtà sono stati almeno due grandi momenti, di cui uno forse provocato direttamente da loro in un territorio preciso, dove hanno deciso di far fuori quelli che vivevano in quel territorio, proprio eliminarli completamente, e invece di un altro grande evento che avrebbe coinvolto anche loro. Però la Bibbia ci dà conto soltanto di uno, mentre invece le epiche sumere ci danno conto di almeno due grandi eventi. Uno molto grande, l'altro molto limitato territorialmente. Può darsi che quello della Bibbia sia quello limitato territorialmente. E questo però richiederebbe una rilettura del primo capitolo della Genesi che non abbiamo tempo di fare, perché lì basta cambiare in modo legittimo un pochettino la vocalizzazione e cambia tutto, cioè la creazione non c'entra più niente. Per quando si dice Dio creò il cielo e la terra, in realtà potrebbe voler dire tutta un'altra cosa. Cioè, questi sono quando sono arrivati su quella roba che abbiamo visto prima. Non crearono, ma videro con piacere le parti alte e le parti basse, scelsero di abitare sulle parti alte e hanno fatto nelle parti basse una serie di cose. Penso che guardi a me. Non scusi, c'è ancora, prego. Volevo chiedere, nel Nuovo Testamento c'era una variazione sul tema, c'è una condizione, la figura di Gesù, che cosa rappresenta rispetto a questo tema degli extraterrestri? Allora, cerchiamo di sintetizzare. Allora, sulla figura di Gesù diciamo così. Ci sta volendo l'interpretazione ufologica, ok? Ci sta. Nel senso che Gabriele, che va a dare la cosiddetta annunciazione a Maria, Gabriele non è un nome proprio, Gabriele deriva dall'ebraico Geber Elo Gabriel, che vuol dire uomo forte di El, quindi non è un nome proprio, ma è il nome di una funzione, cioè un comandante del gruppo degli El che va a fare una certa cosa con Maria. Poi che cosa ha fatto lo sa lui, che Maria. E questa è una chiave di lettura. Siccome prima di occuparmi appunto dell'Antico Testamento mi sono occupato del nuovo, traducendolo dal greco una quindicina di volte, una quindicina di volte sì. E, devo dire che il mio punto di vista è che Gesù fosse uno dei tanti predicatori ebrei del suo tempo intendo dire 100 anni prima di lui, 150 anni dopo di lui, quindi 2 secoli e mezzo, che era un periodo che per tutta una serie di motivi storici che adesso ovviamente non possiamo
La nazione ebraica aspettava il cosiddetto salvatore, ma salvatore non spirituale, cioè quello che avrebbe fatto fuori tutti gli altri, dato il potere a loro. Questo è interessante, il resto sono poi elaborazioni successive. E lui era un predicatore del suo tempo, diceva le stesse cose che dicevano un sacco di altri rabbi del suo tempo, non diceva sostanzialmente quasi nulla di nuovo, contrariamente a ciò che ci è stato insegnato, adesso faccio un paio di esempi, e soprattutto studiando ciò che veniva insegnato nelle scuole rabbiniche del suo tempo, che erano divise in due grandi gruppi. C'era la scuola di Rav Shammai, che era scuola rigorista, cioè che diceva che la legge va applicata alla lettera, per cui siccome Mosè ha detto che si può ripudiare la moglie, e se la moglie ti brucia una pietanza, tu la puoi ripudiare. Poi invece c'era la scuola di Rav Hillel, che era una scuola che diceva che la legge va interpretata secondo logica, secondo ragione, secondo buon senso, per cui la moglie la puoi ripudiare soltanto in casi gravi, esattamente come diceva lui, solo in caso di porneia, no? Cioè quindi solo in caso di grave mancanza sessuale, eccetera. Oppure anche lì le punizioni, ricordiamo quando Cristo arriva stando per lapidare un'adultera, lui dice ferma ragazzi, è vero che Mosè dice che, ma voi pensate un po' dentro di voi, quindi prima di tirare pietra questa qui, che erano quello che dicevano tutti i maestri della scuola di Rav Hillel. Quando Cristo dice, pronuncia quella famosa frase che io me la ricordo dal catechismo, viene detta, presentata come esempio di stravolgimento, il suo intento rivoluzionario nei confronti delle scuole farisaiche, quando dice non voi foste fatti per il sabato, ma il sabato per voi, quindi Cristo che mette in discussione il sabato. Tutti i rabbi della scuola di Rav Hillel dicevano lo a te per il Shabbat, a Shabbat le a te, cioè non voi per il sabato, ma il sabato per voi. Cioè ha detto una cosa che dicevano decine di suoi colleghi. Poi noi conosciamo lui, perché Paolo di Tarso ha preso lui, l'ha trasformato a suo modo e ha creato una religione che noi chiamiamo cristianesimo, ma che dovremmo chiamare paolinismo, perché con Cristo quella religione lì, nella quale crediamo noi, non ha più, ha pochissimo a che vedere. Perché noi siamo dei, cioè i cristiani sono dei paoliniani, non dei cristiani. E quindi allora, ripeto, ci sta la visione ufologica, adesso dico una cosa, ci sta la visione ufologica, dal mio punto di vista, tra l'altro vedendo i contenuti del suo insegnamento che sono, riprendono moltissimo dei libri dei profeti minori, cioè posso anche ipotizzare su che cosa abbia studiato e su che cosa si è preparato. Di sicuro, visto che Rav Hillel è morto quando lui aveva tra i 25 e i 30 anni, nel periodo della sua preparazione è, secondo me, molto, molto, molto probabile che lui abbia studiato la scuola di Rav Hillel, perché le sue idee sono quelle di quella scuola lì. Quindi nulla di innovativo come decine di altri suoi colleghi. Se voi leggete, lo trovate anche su internet, c'è una traduzione fedele. Giuseppe Flavio, che era uno storico giudeo romano dell'epoca di Cristo, insomma è sopravvissuto lui per qualche decennio, ci ha lasciato diverse opere, tra cui una che si chiama La guerra giudaica, l'ha scritta appunto poco dopo il 70 d.C., ed è un testo nel quale lui racconta appunto la caduta di Gerusalemme ad opera dei romani che sono arrivati e hanno conquistato tutto, insomma, tolto il culto dal tempio, eccetera, eccetera, eccetera. E tanto per tornare all'interpretazione ufologica, se voi prendete il libro sesto, i versetti che vanno dal 296 al 299, leggerete che Giuseppe Flavio dice che nel mese di Artemisio, che è il mese dopo la Pasqua ebraica, si verificò un fenomeno che è incredibile se non fosse per il fatto che è stato visto da moltissimi testimoni. Cioè dice che i sacerdoti del Tempio udirono nella parte più interna del Tempio un grande frastuono, una voce che diceva noi lasciamo questo luogo, e poi furono visti decine di carri celesti volare tra le nubi e andarsene. Quindi se diamo credito a Giuseppe Flavio, nel 70 d.C. questi qui se ne sono andati.
Quindi per Celeste si intende sempre le macchine. Quella europea, sì. La produzione macchina. Sì, sì, proprio volata da soli del CERN. Quindi questo lo dice Giuseppe Flavio, che non aveva nessun intendimento ufologico, tant'ero che il primo a essere stupito è lui, e dice per fortuna l'abbiamo visto in tantissimi, perché altrimenti nessuno mi crederebbe. Ok? Quindi, se vogliamo, c'è nel periodo di Cristo un riferimento ufologico preciso. Ripeto, lo trovate su internet, se digitate guerra giudaica c'è un PDF, quindi il libro sesto, versetti 296-299, è fedele per la traduzione lì, quindi non gli chiede altre interpretazioni. Era la sua stessa domanda, grazie. Prego. Posso solo chiedere una cosa? Sì. Sulla croce Gesù dice, invoca, non so se lo dico esattamente, Elohim. No. Non dice Elohim, no. Dice L-I. Allora. Le masse baktan I. Non vuol dire... No. L-I vuol dire El, cioè Signore, sì. I, mio. Quindi lo chiama singolare. Le ma, perché? Se baktan, questo è aramaico, ah. Hai lasciato I, me. Quindi non dice Elohim, lo chiama singolare, cioè si rivolge. No, ci mancherebbe. E quindi quanto c'è di vero nella storia della vita di Gesù? Qui in quel libro lì, Resurrezione e Reincarnazione, spiego come secondo me è nata l'idea della resurrezione dalla carne, facendo una ricostruzione storico-filologica di come è nato il concetto, di come Paolo sia stato costretto a elaborare quel concetto lì, dalle cose che stavano succedendo. Io direi che se si legge il Vangelo di Marco, secondo me si trova molta verità. Perché il Vangelo di Marco è quello che presenta, che tra l'altro rappresenta nella sua fonte cuccio, la fonte iniziale, quello che rappresenta la figura storica, è il più vicino alla figura storica di Gesù, cioè di questo predicatore taumaturgo, cioè insomma che utilizzando certe tecniche che sono descritte nei testi di Qumran, nella cultura degli Esseni, utilizzava delle tecniche per curare. Tanto tecniche che alle volte non è che funzionassero subito, no? Perché se pensiamo alla cura, per esempio, del cieco, quando prende la sabbia e gli pulisce gli occhi, questa era una tecnica usata dagli Esseni per togliere certe forme di cataratta, al primo tentativo non funziona, tant'è che gli dice vedi, e lui dice ma vedo come delle ombre, allora lui fa un altro intervento di chirurgia, diciamo così, e allora il secondo intervento poi dopo funziona, quindi non è che se facesse così. Tra l'altro questo corrisponde ad alcuni altri aspetti, per esempio a ciò che si dice di lui nel Talmud Sanhedrin, quindi un racconto ebraico, che dice che questo Yeshua ben Yosef, cioè questo Gesù figlio di Giuseppe, aveva 5-6 discepoli e venne messo a morte perché ingannava la gente con trucchi e altre cose. Quindi ci sono dei riferimenti a lui extra evangelici. Il discorso dei 5-6 discepoli, tra l'altro, sta prendendo, come dire, una sua concretezza, perché stanno uscendo degli studi dai quali risulta come alcuni